entrati un po' insicuri di poter rientrati, perché è già successo altre volte, insicuri di poter mettere poi tutte le nostre qualità in campo, e non ci deve succedere. Abbiamo sbagliato qualche scelta, l'abbiamo riportata dietro in alcuni momenti, sul portiere dove, su Handanovic, dove loro hanno fatto solo il tentativo di venirtela a prendere perché è un modo di giocare la partita che non riconoscono. Per cui gli abbiamo dato un po' di coraggio all'inizio. Poi però ci siamo sciolti, siamo riusciti a portarla su dei binari che conosciamo meglio la partita, abbiamo costruito con più qualità. Gli abbiamo concesso un po' campo all'inizio perché loro poi sono abituati a giocare dentro la loro metà campo, ad aspettare e ripartire, per cui li abbiamo aspettati un po' di più facendoli salire a centrocampo, poi da lì loro cercavano sempre questa palla o su Gervinho o su Inglese perché sono abituati a far questo e questo vogliono sfruttare. Noi probabilmente all'inizio ci siamo trovati un po' anche in difficoltà perché non siamo andati costantemente a pressare come abbiamo fatto sempre per non rimanere qualche volta sulla via di mezzo e poi fargli sfruttare quelle qualità che loro hanno. Nel secondo tempo è stato un montare di convinzione e di sicurezza di potercela fare e poi si è visto che insomma mancava il dettaglio che ci girasse un po' a favore, che si potesse passare in vantaggio. Ecco. Lautaro sicuramente ha trovato la sintesi con questo gran gol che è riuscito a fare. E abbiamo vinto una partita non facile per il momento, per la squadra avversaria che sa benissimo interpretare questo calcio qui e che ha delle individualità di grande spessore, di grande conoscenza di quello che sono alcuni momenti della partita e di come poi andarci a prendere il massimo. Prego. Buonasera, mister. Stasera bene Nainggolan e Perisic sia nelle giocate, ma soprattutto nell'atteggiamento, nella voglia di fare. Volevo chiedere come li ha visti lei e se dal loro pieno recupero può cambiare qualcosa nel campionato dell'Inter da qui alla fine. Secondo me stasera ce ne sono diversi, hanno fatto delle buone partite, ma Perisic ha reagito davvero campione a questo momento di discorsi da cui poi si è trovato circondato. E soltanto i grandi calciatori che hanno un grande carattere, che hanno una grande testa, riescono a fare queste due prestazioni. Lui ha giocato molto bene anche la partita precedente. Poi, siccome probabilmente è uno che non sta simpaticissimo, si va soprattutto a mettere in evidenza alcune cose che non piacciono. Ma lui ha reagito da professionista di grandissima qualità, di grandissimo valore. E ha fatto una grande partita, come ha fatto una grande partita con quelle che sono le limitazioni del momento che sta attraversando a livello fisico, Nainggolan. Tu richiami sempre la squadra a vedere l'equilibrio perché loro hanno questa caratteristica qui che ti fanno credere di avere la partita in pugno, poi ripartono due volte e ti fanno dire bravi, 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 però abbiamo vinto noi. Per cui c'era da ballare in questa doppia fase, in questa doppia funzione. E la squadra attaccava, però non era così proiettata e così spensierata per andare poi a chiappare tutto del momento della partita. Poi da ultimo ce l'ha fatta e secondo me lo meritava anche prima, però è chiaro che è una partita difficile perché loro sono abituati a far questo, a darti il pallino in mano e poi nelle ripartenze, perché sfruttano benissimo la qualità dei calciatori che hanno. Inglese riceve sta palla addosso, la pulisce, Gervinho nello spazio e ti fanno gol. Poi Lautaro, è chiaro, ci ha messo il suo timbro, perché Lautaro è entrato benissimo in partita, ha lottato, ha tenuto due o tre palloni, ha fatto salire la squadra e
mi ha dato una mano a vincere la partita. Grazie. Buonasera.